Guarda qua, graficamente questo gioco è meglio di tutti i 2K che abbiamo mai visto, vi ve lo dico. Comunque, raga, andiamo. No, dove cazzo andiamo? Non stiamo da nessuna parte. La faccio molto semplice, ci sono anche video, però ve li farei vedere a voi magari perché non li ha visti. O ci vediamo comunque i video, volete vedervi i video? Perché io ho preparato tutti i video di tutti i 2K. I video prima, ok, allora. Ne ho fatto prima dal 14 al 18 e poi gli altri sono singoli perché non hanno fatto un video completo, non so per quale motivo. Ma tanto il video sarà sia per Next che per Current, perché anche questa qua è Next Gen, e il 14 consideriamo la Next Gen perché è il primo parco. Ragazzi, questo è stato il primo parco, io questo l'ho giocato e vi devo dire che era una cosa ignorantissima. Metto full screen, ma full screen si vede di merda questi video del 15-18 sono. Se tu crashavi in una partita, praticamente rimanevi buggato in quel campo finché il server non si ripete, cioè io sloggavo perché mi ero buggato, riloggavo il giorno dopo, rischiavo di essere ancora nel campo e non sto scherzando. E pensate voi com'era messo, però ragazzi, c'è troppi ricordi. Vi rendete conto che graficamente il parco è meglio di quest'anno? L'ambientazione è fatta meglio nel 14 che sul 23? Parlo della Current ovviamente, però giusto per ricordarvi questo piccolo particolare. Anzi, vi dirò, è fatta quasi quanto la next gen di quest'anno, che poi non sia esplorabile, però guarda là, vediamo un po' il gameplay, cioè fa vedere il gameplay, no, non fa vedere il gameplay, vabbè, comunque sì, ragazzi, il gameplay era la cosa più storta del mondo, cioè non c'è la storia, qua facevi le windmill, ah no, c'è il gameplay, ma si stronzo, vabbè, 2K15, ragazzi, questo io ci ho perso letteralmente la vita su sto gioco, e guadagniamo 200 milioni di euro schiacciando un tasto, sicuramente, bro. Qua è stato l'avvento delle fazioni. Questo, raga, tanta tanta roba. 15, uno dei miei preferiti. Mamma mia, che ricordi sta roba. Flyers, Ballers e Rivet. Leggenda 3. 50.000 per arrivare alla Leggenda 3, che erano praticamente... Guarda la quantità. Mamma mia. Raga, ma... Cosa stiamo parlando? Dai, dai, se questo qua non c'ha Aldridge come rilascio, potrei impazzire. La fatemi vedere un tiro con Aldridge, vi prego. Calcolate che... Cioè, avete presente gli alley che io alzo quest'anno, no? Questi qui. Quest'anno ho iniziato, io giocavo in questa maniera praticamente. Alzavo sti alley all'indietro, io lo faccio tuttora, non so se... Insomma, non so come lo vediate. Tutto da qua è nato. Questi alley alzati così su 2K15. E erano rottissimi, raga, perché entravano tutti. Era lo schema nel 2v2 di fare letteralmente quel giretto là. Reverso, stessa roba, ragazzi. Cioè, io come gioco adesso è tutto grazie a 2K15. Guarda qua. Rec Center, ragazzi, era stupendo. Perché tu praticamente entravi negli spot. Cioè, tu giocavi a rec, ma entravi negli spot. Era un parco praticamente il rec. Che poi c'era un gran problema che praticamente laggava sempre metà partita una squadra. Cioè, o ti laggava l'attacco o la difesa ogni partita. C'era un tempo in cui laggavi, l'altro tempo non laggavi. E viceversa, cioè una squadra laggava un tempo e una squadra laggava l'altro tempo. Questo è lo stage bellissimo, raga, sul grattacielo, era veramente stupendo. 2K16. Ballers 2K16. E reverso, io spammavo questo all'infinito, ragazzi, facevo solo reverso. Mamma mia, quell'acquario là dietro quanto era bello. Comunque, ragazzi, graficamente i parchi sempre meglio sti anni. È imbarazzante. Imbarazzante come era troppo più bello. Tutto quanto. C'era più delay una volta ora. Non è questione di delay, qua era abituato. Cioè, boh, io, raga, quando parlo della questione del delay adesso è perché mi sono abituato a giocare su PC. Ma io quando giocavo su Play ero abituato a quello di PlayStation. Cioè, se mi faccio 6 mesi su PlayStation, è memoria muscolare alla fine. Non è questione di quanto laggava il gioco. Comunque, secondo me laggava meno. Cioè, non sto scherzando, su PlayStation 4 ai tempi. Però, ripeto, è abitudine. Quindi, per me non era lag perché ero abituato. Vabbè, guarda qua, cioè ragazzi, sto parco di Rivet, cioè di cosa stiamo parlando? 2K16, ma vedete la grafica? La vedete la grafica? Vedete che cazzo hanno combinato? 2K16. Questa era una città presa a scala 1-1, presa l'immagine, messa nel parco e fatta di Cristo. L'abbiamo visto 100 volte sto video, cioè sto parco. Però siamo anni luce avanti a quello che abbiamo adesso, cioè questa cosa fa abbastanza ridere. Tutti con Aldridge palesemente, comunque. Guardate che cazzo di grafica. Stiamo scherzando. Ok, un'immagine, ci sto. Ci sono arrivato. Ma fatelo di nuovo perché spacca. Cioè, cosa ci perdete a mettere un'immagine invece di una città di merda che possiamo guardare, che possiamo entrare? Tanto non ne frega niente a nessuno della città. Mamma mia, più la guardo, più guardo lo sfondo. Cioè, non riesco a guardare il gameplay, cioè guardo soltanto lo sfondo, letteralmente. Abbiamo il 17. Questo è quello a cui ho giocato praticamente di più io.
Questo è quello dove veramente ho nerdato tantissimo, ragazzi. Io qua, cioè, io in questo merda di campo, dov'è? Nel 2v2 di Rivet, ci ho fatto una streak infinita. Erano questi? No, mi sa che stavano a sto lato. No, da questo lato era, quindi se questo, in questo 2v2, ragazzi, ci sono stato tipo un giorno in streak tipo dalle 2 di pomeriggio fino alle 4 della mattina dopo, perché erano riaggiornati i server, cioè ci hanno fatto crashare. Una run assurda. Ma che stava con Rademita? Io pure c'avevo sto tiro di... Ma se non sbaglio c'è il tiro di Rademita, raga. Era lottissimo. Da fede. Era Rademita, ma era... non era full Rademita. Non so che cazzo. Che rilascio c'aveva? Vabbè, io c'avevo il tiro di Rademita che era bellissimo, raga. Ce l'ho due clip, io ce l'ho un video sul... Dove andiamo? Cos'è qua? Qua è sempre 17. Ah, beh, è il parco notturno, raga. Qua fecero tipo l'evento del concerto. Cioè, questo qua era fatto 100 volte meglio di quello del parco notturno di adesso, raga. Perché qua c'era il cazzo di concerto, ma ci sentiva tutto, funzionava tutto. Adesso non funziona più niente. E poi qua passiamo. Da qua è iniziato il degrado di NBA, secondo me. Da qui è iniziato il degrado. Infatti io questo qua l'ho quittato dopo una settimana. No, dopo 2 o 3 settimane l'ho quittato il 18. Da quando è iniziato a fa sti cazzo di quartieri di merda, hanno levato i parchi. Mamma mia, da qua è nato il degrado di 2K, secondo me. Sì, bello, bello, tutto molto bello. Anche i server poi. Beh, raga, questo qua è inutile pure che lo faccio vedere. È la prima volta che hanno fatto sta cagata dalla mini city. Fateci vedere un po' di gameplay. Abbiamo il 19. Questo è un video che ho trovato di un tipo che ha tipo 20 iscritti. Però boh, era gameplay, quindi lo mettiamo. 19 non l'ho giocato, io questo non l'ho giocato. Quindi non so. Non saprei dove metterlo. Io lo metterò su non l'ho giocato. Poi in chat vi faccio il sondaggio e ve la vedete voi. Però. Gameplay mi sembrava abbastanza lento comunque anche qua. In realtà non è neanche una cosa bruttissima. Poi abbiamo il 20. 20 neanche qua. Io non ho giocato dal 18 al 21. Mi sono perso. Cioè no, 18 l'ho giocato all'inizio. Non ho giocato 19, 20 e 21. No, Lord, devo ancora fare la mia personale. Ma stavo facendo vedere i video per chi magari non li ha visti, che vuole votare. Questo è un po' confuso comunque, non so capendo cosa sta facendo. Questo però credo che sia un video di inizio gioco, non credo fossero build già belle maxate e tutto. Cioè, oddio. La stamina è interessante. Ora, di gameplay non mi dispiace neanche. C'è abbastanza lento anche questo, poi vabbè dipende da chi stiamo guardando ovviamente, però... Figo, il robo lì del green e tutto, però boh. Si ripetono, questi non li ho giocati, quindi sono più per voi. Io non posso, non voglio valutare da un video. Poi 21, io il 21 allora ho visto un po' su Next, cioè su Current, ma la Next non l'ho mai vista, questa è la prima volta che vedo la Next. Il 21 mi hanno detto che era abbastanza figo su Current. Su Next era, questa è stata la prima Next Gen, vero? Se non erro. La prima Next Gen è stata questa. Ah boh, per essere la prima next gen, se la gente lo reputa un gioco di merda, magari ci può stare perché era la prima volta che facevano la next. Oddio, dopo il 14 in realtà. Questo qua è inizio gioco, non c'hanno manco le animazioni qua, cioè cosa stiamo vedendo. Però vabbè. Cosa sta facendo? Comunque sia, qua farò un parere a metà, cioè io so che mi ha detto che il 21 il fatto sia anche la quarantena, esatto. Che da contare quella cosa lì. Poi arriviamo ai tempi nostri. Il 22 su next, ragazzi, io non l'ho visto per nulla. Poi raga, questo lo conosciamo tutti, cioè questo penso sia veramente non il peggiore, perché per me il peggiore è quest'anno, ma gameplay il peggiore è questo, nel complesso il peggiore è il 23. Questo faceva veramente vomitare il gameplay, ragazzi. Cioè, il gameplay di sto gioco era veramente imbarazzante. Guarda, la stamina era infinita, ragazzi, ma di cosa stiamo parlando? Disprezzo per il 22, perché è un gioco dove uno con 60 di tiro poteva tirare da centrocampo consistent, diciamo, che non era proprio un bel gioco. Io che potevo portare palla con 60 di controllo palla e letteralmente vincere partite da solo con il gran rimbalzista, non credo che sia un gioco fatto bene. Ma le schiacciate quest'anno non erano rotte, quest'anno sono molto più rotte, però ragazzi, il 23 neanche ve lo faccio vedere perché l'abbiamo visto fino ad oggi e quindi passiamo direttamente a fare la tier list, la mia personale, poi facciamo la vostra. La tier list è questa qui. Andiamo in ordine. Qua quelli vecchi non li calcoliamo, ok? Il 23 non c'è neanche, però poi lo mettiamo noi. Allora, dal 14 che abbiamo visto. Io il 14 ve lo metto qua perché
Era un gioco di merda, era fatto malissimo. Il parco crashava e tutto, però essendo stato il primo parco non possiamo non metterlo qua, a prescindere. Poi nessuno era ancora capace, non capace però. Non si, le meccaniche del parco erano andavi là, cazzeggiavi, tiravi due windmill in testa alla gente, se tiravi da centrocampo con una build alta 1,50 m allo stesso tempo schiacciavi, quindi vabbè, ti mette qua solo per questo. Il 15, raga, io lo metterei su best, però anche quello ve lo metto qua semplicemente perché era un gioco rotto. Qua da febbraio in poi, se non sbaglio, non mi ricordo, c'era il glitch della build, il Play 2.21, la build glitchata e... Avevano tutti quella, tra l'altro, quindi neanche non lo posso mettere su best perché no, non posso. 16 e 17, ragazzi, vanno qua tutta la vita, cioè. Non posso proprio non metterli qua tutti e due. 18, sinceramente, a me è quello che mi ha fatto quittare, cioè il 18 mi ha fatto quittare NBA, ok? Però ve lo metto qui, lo metto su ok soltanto perché effettivamente è stato il primo anno in cui hanno fatto il quartiere, tutte quelle cose lì, poi da qui è partito il degrado. 19. Non l'ho giocato. Il 20. Dov'è il 20? Non l'ho giocato. Il 21 non l'ho giocato, però qua posso mezzo esprimermi perché comunque sia me ne hanno parlato strabene per Current. Però dobbiamo fare un misto. La Next, chi è che ha giocato Next? Cos'è che hanno detto? Che è sopravvalutato per la quarantena, ok. Ma allo stesso tempo molti hanno detto che ha fatto cagare la Next Gen perché era il primo. Lo mettiamo anche questo su qui, secondo me, nel totale. Perché su Current è piaciuto tanto, tanto, tanto. Il 22, raga. Ve lo metto su brutto. Anzi, no, ve lo metto su schifo insieme al 23. Anzi, no, il 23 deve stare più in basso. Quindi metto il 22 su brutto. Il 23 facciamo che. Il 13, facciamo che questo è il 23. Non c'è nella tier list. Ve lo metto su schifo perché veramente quest'anno, ragazzi, il gioco è imbarazzante. Che sia current, next, tutto. Che ne dite, onesta? Poi facciamo la vostra. Ve lo ributto fuori, facciamo la vostra. Però facciamo con i sondaggi, quindi la maggioranza vince. Tier list della chat. Brutto schifo. Cioè, avete messo veramente 2K14 in brutto schifo. Vabbè, ragazzi, io ve la faccio così, però. Mettiamo brutto schifo, non ve lo metto. 2K15, raga. Vabbè, credo che possiamo già metterlo. Ed è giusto così, bravi. 16 e 17 assieme. Sì, raga, penso che 16 e 17 effettivamente è pure inutile fare il sondaggio. Cioè, chi che ha votato brutto. Chi che ha votato me? 2K218, sto scrivendo. Ok, lo mettiamo qua. 2K19. 57% su, ok. Quindi il 19 lo mettiamo su, ok. 2K20. 2K20. Dove cazzo è 2K20? Me lo sono perso, raga. Dove sta? Eccolo. Ok. 2K21. E qua dovete calcolare un po' entrambi, raga. Come vi ho fatto vedere prima sul. Come vi ho fatto vedere prima sul video. 57% feels good. Ok. 2K22. Vabbè, ragazzi, penso che siamo tutti d'accordo su metterlo su schifo. Perché se mi avete messo il 14 sul brutto, questo ve lo metto proprio su schifo. E poi 2K23, che riprenderemo 2K13 per fare il 23 perché non c'è. E 2K23 si deserva, che poi è il 13, si deserva lo schifo. Ma più giù, cioè facciamo questo qua proprio lo schifo. Tanto qua non abbiamo messo il. Lo schifo. Giusto così, 23, non 13. Beh, raga, molto simili, vabbè, tranne per quelli che non ho giocato, perché io, vabbè, quelli che non ho giocato non li ho messi. Però, boh, secondo me l'unica roba che avete sbagliato è stata mettere il 14 qua giù, perché ok, che era brutto, ci sta che era brutto il gioco, raga. Però sono ricordi per chi l'ha giocato. 23 è meglio del 22 palese. Gameplay sì, nel complesso no, l'ho detto prima. Per il gameplay sì è meglio il 23, ma nel complesso questo è veramente uno sbocco. I bug, le robe. No. Il fatto che sia durato una season e mezzo sto gioco. Almeno l'anno scorso è durato un po' di più. Non è che è durato un po' di più. Ci siamo divertiti fino a un certo punto. Quest'anno in season 2 era finito il gioco, raga. Quest'anno veramente è proprio lo schifo totale.